15 giugno 2014. Siamo nel giardino di Villa Gianetti a Saronno, dove alle ore 17.30 si terrà il primo raduno del gruppo Facebook di Sei di Saronno Sé. È con noi la signora Rosanna Carta, fondatrice del gruppo, e Irma, la collaboratrice. Signora Carta, ci dica qualcosa di lei. Dove è nata? Che attività svolge? Buongiorno, sì, sono nata a Saronno e sono casalinga. Faccio la moglie e la mamma. Come le è venuta l'idea di fondare Sei di Saronno Sé? Quanti sono gli amici in Facebook? E per quale motivo pensa che il gruppo abbia avuto questo enorme successo? Sì, l'idea mi è venuta cercando il gruppo di Sei di Saronno Sé, pensando che già esistesse, e quando ho visto che non c'era l'ho creato. Attualmente siamo 4.607 membri. Penso che abbia avuto questo successo perché comunque sia non è un gruppo dove poter tornare indietro, ma avere dei ricordi belli che sono stati, e attualmente i ricordi un pochino si sono esauriti, però comunque resta il fatto che il gruppo è molto unito, e anche se ci sono qualche lamentela, mi rendo conto che postando una foto vecchia di Saronno chi clicca il mi piace è contento di farlo, e i mi piace sono veramente molti. Ottima poi l'idea del rincontro di oggi. Conoscete già qualche partecipante? Sì, diciamo che la maggior parte dei partecipanti li abbiamo conosciuti, li stiamo conoscendo attraverso appunto il gruppo. Specialmente oggi ci hanno dato una lezione di disponibilità, di solidarietà, perché si sono presentati alle 10 a darci una mano e si sono presentati anche fisicamente dando nomi, tipo Emanuela Carioli, la Roberta Franchi, Antonio Volpe, diverse persone davvero, tutti carinissimi, Daniela Pizzi, tutti veramente gentilissimi e disponibilissimi. Ci auguriamo che oggi all'evento parteciperanno molte persone, siamo contenti che tra l'altro l'Italia ieri sera ha vinto, e speriamo che possa essere auspicio per questo evento nostro, al primo raduno di Sei di Saronno Sé. Ci auguriamo davvero di cuore di avere diversa partecipazione da tutti gli iscritti. Speriamo bene, bocca al lupo a noi, a tutto il gruppo. Crepi il lupo. Io intanto volevo ringraziare veramente di cuore tutti i membri e soprattutto tutti quelli che hanno sostenuto e creduto nel mio progetto. Grazie. Mancano ancora circa 2 o 3 ore all'inizio della manifestazione, ma c'è già della gente in giro. Poniamo a queste persone una domanda molto semplice. Qual è il motivo per cui si è iscritto a Sei di Saronno Sé? Perché sono il marito della signora Carta Rosanna. Per ricordare com'era Saronno e vivere, aggregare di nuovo i saronnesi, Saronno insomma.
Non sono iscritto, ma sono uno dei partecipanti alla mostra dei quadri che ho presentato, tre quadri, di cui uno dice un basin, le un sogno che col passare del tempo al diventa realtà, le cui me è una feuvra che ti appena 30 os, le è una prova per una vita nuova. Dunque, io sono nato, vissuto sempre a Saronno, lavoro a Saronno. Il motivo è ritrovare persone che non vedevo da tempo, trovare nuove persone di Saronno che non conosco, perché radicarsi in una città, in un posto, è la cosa più importante per me, quindi il motivo è questo qua. Dunque, io abito a Saronno quasi da 30 anni, quindi sono nato a Milano e mi sono spostato qui per vari motivi. Il motivo per cui mi sono iscritto è per conoscere le varie attività che a Saronno si fanno e le varie associazioni e le persone soprattutto che collaborano a tutte queste associazioni, tutti i volontari, e io stesso sono volontario, e per far conoscere anche la mia attività nel centro sportivo Matteotti, per farla conoscere a tutta Saronno, che noi facciamo calcio, quindi ci facciamo anche conoscere, oltre a conoscere tutti gli altri. Praticamente perché avendo 41 anni, è da 41 anni che sono di Saronno e mi sento di far parte di questo gruppo. Più stiamo partecipando appunto con la SD Matteotti Calcio, che fa parte di Saronno, e perché non partecipare a questo bell'evento? Noi parteciperemo con varie cose, dai laboratori con bambini, alla baby dance che farò io, e in più delle piccole cose di calcio che faremo fare ai bambini. Penso che mantenere i piedi saldi nelle proprie radici, nei propri ricordi e farli rivivere sia un modo per aiutare anche il futuro, insomma. E quindi niente, mi sono iscritta proprio con molta convinzione e passione. Bene, buon pomeriggio a tutti, sono qua con Rosanna e Irma, che sono state fra le ideatrici e organizzatrici di questo evento di Saronno, una moda che ha un po' preso tutta l'Italia. Sei di Saronno? Sei, perché siamo qua a Saronno. Io vorrei fare i complimenti per tutto lo sforzo profuso, non solo da loro due, ma da tutti i saronnesi che si sono uniti a loro da questa mattina. In realtà il programma è iniziato a essere organizzato già da qualche giorno, e vorrei appunto far dire a Rosanna e Irma come sarà adesso l'evento, come si svilupperà. Allora, l'evento è basato soprattutto su fotografie della Saronno di una volta, donate dalla Proloco, da quadri gentilmente donati dai membri del gruppo. E speriamo che il tempo tenga e che possiamo dimostrare di aver fatto delle piccole cose per Saronno, ma belle. Oltre alla mostra, infatti, ci sarà poi una breve commedia in dialetto saronnese, poi uno spettacolo di danza intorno alle 8:30. Speriamo che oltre a aver vinto l'Italia ieri sera ci porti anche fortuna oggi a noi. È vero che di solito si dice sposa fortunata, sposa bagnata, sposa fortunata. Oh, noi raduno. Esatto, raduno bagnato, raduno fortunato, si spera. Ringraziamo l'amministrazione comunale, l'assessore dello sport Cecilia Cavaterra, e l'amministrazione comunque comunale che ci ha concesso appunto l'utilizzo dell'esterna della Villa Gianetti. Siamo emozionatissimi, scusate, è la prima volta, ma siamo contente perché comunque ci abbiamo messo tanto, sì. Veramente, speriamo che davvero il tempo tenga. Sì. Grazie a tutti. No.